In questa puntata di Lavorare in Svizzera avremo il piacere di parlare con Jacopo Moroso, libero professionista in Italia e in Svizzera ha trovato terreno fertile per prima fondare e poi far crescere la sua azienda informatica. Quali sono le differenze tra fare imprenditoria in Italia e in Svizzera? Come si è comportata la Svizzera con gli imprenditori nel periodo Covid? Lo vedremo in questo video. Benvenuto a Jacopo e Moroso, ragazzi. Abbiamo un nuovo ospite per la nostra rubrica Italiani in Svizzera. Ciao Jacopo. Grazie Luca, ciao a tutti. Allora, intanto raccontaci che lavoro fai qua in Svizzera. Allora, noi facciamo software ad hoc per piccole e medie aziende e ci occupiamo della parte di sviluppo e iniziai da solo questa avventura in Svizzera, adesso ci siamo un po' ingranditi, ho un nuovo socio, abbiamo dei collaboratori, quindi siamo cresciuti nel tempo ormai. Ecco, è interessante la tua storia, perché tu sei sempre stato un imprenditore in Italia, se non sbaglio, avevi la tua software house in Italia e poi ti sei spostato già come imprenditore, quindi in Svizzera, non hai mai fatto il dipendente in Svizzera. E allora, come imprenditore in Italia, diciamo che forse eccessivo, ero un libero professionista, mi avvalevo della collaborazione di altre persone, sicuramente non ho mai lavorato in team da solo, però diciamo che poi qui è nata un po' l'esigenza di strutturarci. Ormai noi siamo da... Io personalmente sono qui in Svizzera come impegno lavorativo da 8-9 anni. E come mai il passaggio dall'Italia alla Svizzera? Com'è? Raccontaci un po' il dietro le quinte. Allora, la verità è che una volta aperta l'attività in Italia ho iniziato anche ad avere dei clienti svizzeri, cosa che non è molto frequente di solito. Però diciamo che le mie qualità professionali erano ricercate oltre confine ed ero favorito comunque dalla vicinanza alla Svizzera, perché io sono di Como, quindi nasco già praticamente sul confine italo-svizzero. Sei una di quelle persone abituate da sempre ad andare a fare la benzina in Svizzera perché costa meno. Sì, esatto. Poi è stata introdotta la carta sconto e hanno rialzato i prezzi in Italia. Insomma, costa sempre uguale qui. Da noi la benzina costa più che in tutto il resto d'Italia. Probabilmente il prezzo più economico della Svizzera, però... Non sarei certo neanche di questo, forse. Quindi tu avevi la tua attività in Italia, hanno iniziato ad arrivare richieste di preventivi, di lavori da parte di aziende del Canton Ticino, quindi a un certo punto hai detto, sai cos'è? Mi sposto in Canton Ticino, perché evidentemente avevi tanti clienti lì. Sì, è proprio una questione legata ai rapporti che ho stretto con miei clienti in Svizzera e poi è nata anche l'esigenza proprio di spostarsi per lavorare più a stretto contatto con loro e quindi avere una sinergia migliore anche con il territorio, e quindi per noi è stato poi un bel passo, perché da lì è iniziata la strutturazione, ci siamo un po' strutturati come azienda, quindi non ero più libero professionista ma mi ponevo anche in modo diverso. E in Svizzera avere comunque un legame con il territorio è importante, e quindi già solo il cliente svizzero che mi faceva fare qualche lavoretto così perché magari ero estremamente più economico dei suoi connazionali, invece ha trovato anche un partner solido presente sul territorio e quindi è aumentata la fiducia, sono aumentati anche i lavori. Ecco, quando dici che è importante avere un rapporto, diciamo, che serve essere sul territorio, quali sono le differenze sostanziali che hai trovato lavorando in Italia prima e in Svizzera dopo? Cioè,
quali sono le differenze nel tuo campo, chiaramente? Cioè le differenze a livello aziendale, cioè. Ma sia a livello aziendale che anche di rapporto con il cliente, quali sono, diciamo, i fatti salienti che caratterizzano l'attività in Svizzera rispetto all'Italia? Allora, guarda, sicuramente il fatto di avere una presenza sul territorio rassicura il cliente svizzero che in realtà preferisce sempre lavorare con persone sul territorio. Il mercato svizzero è un po' particolare, quindi si cerca sempre di lavorare sul territorio. Poi penso che sia anche una questione di diciamo omogeneità tra aziende, quindi ti faccio una fattura in franchi. In Italia adesso c'è la fatturazione elettronica, quindi già si pone questo problema. A me a volte capita di, non molto, però mi capita di acquistare qualche prodotto per l'azienda in Italia, ti devo fare la fattura elettronica, gli ho detto guarda, a me non serve, mi serve un pezzo di Uno carta. esatto. Ci sono anche queste differenze normative che sicuramente incidono, ma prevalentemente credo che diciamo, la Svizzera voglia lavorare sulla Svizzera, cioè un mercato che guarda abbastanza all'interno della nazione prima di andare ad aprirsi all'esterno. Quindi è proprio una caratteristica del mercato, penso. Quindi tu credi magari che se fossi tu rimasto in Italia, il salto di qualità che hai avuto con la tua azienda non avresti potuto ottenerlo, perché fin tanto che erano qualche lavoretto, magari te lo davano da fare, ma il salto di qualità non saresti mai riuscito a farlo se non spostandoti. Corretto, corretto, sì, lo ritengo assolutamente così. E poi per carità non nascondo il fatto anche che in Italia c'è una bella differenza, cioè nel senso l'azienda in Svizzera mi sento più, non lo so, tutelato anche nei confronti di. Io ho avuto delle brutte esperienze in Italia, ho avuto dei lavori che non sono stati pagati, siamo andati. Adesso questo magari preferisco non raccontarlo, però diciamo che ho avuto dei problemi per quanto riguarda i pagamenti, cosa che qui in Svizzera non mi è mai capitato e anzi ci sono delle tutele maggiori sicuramente per queste cose. E questo è un fattore che non può essere tenuto in secondo piano, secondo me, Certo. perché è molto importante quando si lavora anche avere la certezza di essere pagati e non lo so, mi sento più al sicuro, ecco. Assolutamente, ti capisco. Senti, visto che abbiamo appunto l'opportunità di parlare con te, che sei un imprenditore, tra l'altro in un settore estremamente florido in questo momento e tendenzialmente anche in futuro lo sarà, che è quello che noi inesperti del settore chiamiamo IT in generale, le mie domande sono due. Come è stato essere imprenditori durante il periodo Covid in Svizzera? Visto che mi hai parlato appunto di uno stato comunque molto presente, c'è stato qualche aiuto da parte del cantone, della confederazione? Cioè, ti sei sentito aiutato oppure no? Ecco, questa è un'altra grande differenza, immagino, perché io non ho più rapporti lavorativi in Italia se non con qualche nostro cliente affezionato che comunque è rimasto con noi, ma in realtà so che in Italia, tra Italia e Svizzera ci sono state grosse differenze durante la pandemia per quanto riguarda gli aiuti. Cioè, noi abbiamo avuto la possibilità di usufruire di aiuti concreti e che sono stati, diciamo, veramente pagati mensilmente. Avevamo una persona che lavorava con noi, che oggi non fa più parte dell'azienda, più che altro per una sua scelta personale, perché ha trovato un nuovo impiego e quindi ci ha lasciato. Però lui si occupava della parte commerciale, quindi dovendo andare azienda per azienda a proporre dei prodotti che in realtà erano nell'ambito software, ma erano anche consulenze, nell'ambito consulenza, lui ha avuto veramente un calo drastico
e ha preferito andare da un'altra parte a lavorare come dipendente, ma finché è stato qui da noi abbiamo avuto la possibilità di avere degli aiuti concreti da parte del cantone. Quindi okay, questo ci ha aiutato molto a proseguire questo rapporto con lui. E poi, ripeto, le scelte non sono state determinate da noi, ma è stato lui che ha scelto un'altra strada. Però diciamo che lo Stato c'era, era presente, si è sentito e gli aiuti c'erano. Per quanto riguarda la parte sviluppo programmazione, durante il Covid non abbiamo chiesto nulla noi, perché comunque abbiamo lavorato più degli altri periodi in realtà, certo, per essere onesto. Il lavoro per noi è cresciuto, abbiamo cercato nuovi collaboratori e abbiamo cercato di far fronte a tutte le richieste che sono arrivate. E diciamo che anche clienti che non ne avevano bisogno hanno richiesto lo sviluppo di e-commerce, hanno cercato di guardare un po' di più l'online, quindi tutto quel settore che noi abbiamo sempre coltivato e che ci dà da mangiare. Chiaro, chiaro. Beh sì, effettivamente come anche altri settori ce ne sono stati di fortunati, alcuni meno chiaramente. Mi viene in mente la ristorazione, ovviamente ha subito un grosso contraccolpo. L'IT è uno di quelli che è cresciuto molto, basta vedere il salto che ha fatto Amazon appunto con il suo shop online, quindi immagino che siano arrivati tanti imprenditori da voi con la necessità appunto di sviluppare il loro piccolo Amazon interno. Visto che tu sei a contatto con le aziende che appunto, come ci spiegavi adesso, arrivano da te a chiedere delle soluzioni informatiche e tecnologiche, come sta andando l'economia in Svizzera in questo momento? La vedi in espansione? La vedi in contrazione? Cioè, qual è il tuo feedback da questo punto di vista, vedendo come vanno poi i tuoi clienti? Ma allora, per noi sinceramente le cose vanno abbastanza bene, grazie ai clienti con cui abbiamo stretto un rapporto lavorativo ormai duraturo da tempo. Abbiamo avuto qualche richiesta in più durante appunto la pandemia, come ti dicevo, però non lo so, secondo me dipende da settore a settore. Cioè, per noi sinceramente i problemi grossi non sono mai arrivati, devo essere sincero, e sono molto felice di questo. Però mi rendo conto che tanti tanti settori hanno sentito il contraccolpo. Tuttavia ribadisco, con un aiuto concreto come quello che c'è stato in Svizzera, penso che non abbia chiuso nessuno, se non qualcuno che doveva già chiudere a priori. Ok, quindi è stato un acceleratore, diciamo, quello che è successo, di tendenze già in atto. Sì, io l'ho vista un po' così, anche perché poi penso che sia capitato a tutti noi di avere il desiderio di tornare a mangiare al ristorante, di uscire a fare una cena con la propria ragazza, di tornare semplicemente a fare un giro in un negozio per comprarcisi qualcosa. Quindi poi i consumi che sono stati frenati per molto tempo a un certo punto si sono scatenati come una molla e hanno ridato un po' indietro, ecco, diciamo, non certo, il 100%, ma sicuramente in quest'ultimo periodo dove ci sono state le riaperture, secondo me c'è stato anche un rilancio dei consumi non indifferente. E con, tra virgolette, la scusa della pandemia, credo che anche i prezzi siano lievitati un po'. Ci sta assolutamente. Senti, e dal punto di vista invece pratico, visto che tu sei arrivato in Svizzera e hai aperto la tua attività, com'è stata l'esperienza appunto di aprire la propria attività qui? È difficile, facile? Spesso si sente magari dire che in Italia è tutto complicato, c'è molta burocrazia. Com'è stata la tua esperienza invece in Svizzera? Allora, l'arrivo è stato, diciamo, folgorante, nel senso che è stata la prima percezione di veramente una macchina efficiente che ci ha supportato da subito, perché
Io penso di averci messo 15 giorni a fare, forse 10 giorni a fare tutte le carte e a mettermi in regola con un'attività qui in Svizzera. Quindi un tempo record, una semplicità incredibile, notaio, firma e è finito. Quindi sono rimasto quasi imbarazzato da quanto fosse più facile rispetto che da noi. Non che da noi abbia fatto chissà che cosa, però ora che ti arriva l'abilitazione, poi devi avere la scia, la via, adesso non lo so, dico delle cose a caso Hai perché rimosso tutto. ormai ho rimosso tutto, però non so, mi viene in mente la certificazione dei vigili del fuoco, cioè che io faccio software, non lo so, l'ho trovato di una semplicità imbarazzante. Ok. E se dovessi dare un consiglio a qualcuno che magari sta valutando l'ipotesi di aprire un'attività in Svizzera, c'è magari qualche tips che daresti per evitare qualche passo falso, qualche piccolo errore che, sai, quando si inizia un'attività nuova è sicuramente facile fare. C'è qualche consiglio che vuoi dare a chi ci sta sentendo? Ma affidatevi sicuramente a delle persone di fiducia, quindi che ve le ha consigliate qualcuno o che hanno diciamo, un curriculum innegabilmente positivo. Intendi tipo l'equivalente del commercialista, intendi tu? Del commercialista sia sì, molto importante anche da chi. A chi ci si affida, ecco, perché sono loro che di fatto muovono i primi passi e ci aiutano a rimanere al passo con delle norme che noi non conosciamo di fatto, perché io sono arrivato qui, non sapevo assolutamente nulla, né cosa fosse necessario, né le imposte cantonali, non avevo assolutamente nessuna idea. E a riguardo e ho ricevuto un aiuto enorme da una persona di fiducia che lo è tuttora e Che mi se aiuta non quotidianamente. sbaglio, è Carlo che abbiamo anche intervistato, quindi. Sì, che prima ancora di lavorare qui in Svizzera è sempre stato mio amico da tempo, quindi sicuramente grazie a lui ho potuto portare avanti con successo la mia attività. Bene, 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 bene. E sì, no, effettivamente c'è un detto che dice chi più spende meno spende. Spesso si ha paura di andare dai professionisti che costano qualcosina in più perché si ha paura di spendere i soldi, ma in realtà non si fanno mai i conti con quanto poi affidarci a degli scappati di casa costa nella realtà. Quindi è sicuramente un ottimo consiglio questo e è appunto giusto per essere chiaro, magari ci sta ascoltando qualcuno che non ha tanta conoscenza del mercato svizzero, l'equivalente del commercialista italiano in Svizzera si chiama fiduciario commerciale, quindi chi dovesse decidere di arrivare in Svizzera deve andare da un fiduciario commerciale che quantomeno all'inizio gli spiega come funziona tutto questo mondo svizzero che chiaramente, perché magari un pelino più basse che in Italia, ma le tasse ovviamente ci sono anche qua. Da questo punto di vista, tu che la differenza tra Italia e Svizzera l'hai notata tanto, l'hai notata poco? Qual è l'esperienza di un imprenditore che è stato sia di qua che di là? Allora, la differenza c'è, è innegabile, soprattutto per quanto riguarda il personale, la tassazione è sicuramente più bassa. Bisognerebbe In chiedere Svizzera. al fiduciario, sì, non so dirti esattamente quant'è la differenza, ma potremmo parlare di una tassazione della metà, credo, sul lavoro. Però non voglio Ok. sbilanciarmi. No, certo, tranquillo. Quindi sicuramente una differenza c'è, e si sente. Però ripeto, il motivo vero è tant'è che quando mi hai detto quali sono i vantaggi dell'essere venuto in Svizzera, io non ho parlato di tassazione agevolata. Secondo me la cosa più importante sono i servizi e l'ambiente che ci circonda. Quindi la cosa più importante per lavorare è che veramente funzioni tutto. Se ho bisogno di fare una richiesta anche al cantone o okay, che devo poterlo fare, devo sapere che c'è qualcuno che mi risponde.
c'è una persona dedicata alle nostre tasse, quindi se abbiamo qualcosa da dire si può prendere in mano il telefono, si può parlare con qualcuno, non si viene rimbalzati da un ufficio all'altro, cosa che mi era capitata in Italia, e questo sicuramente per l'impresa è qualcosa di, cioè, veramente irrinunciabile. Certo. Secondo me questo è il vero vantaggio. Poi sì, certo, c'è chi ti parla di vantaggi economici, che per carità ci sono, ma non sono... Penso che ci siano paesi dove le tassazioni siano molto più basse che in Svizzera, quindi se lo si fa per quello non è il posto giusto. Ok, ok, ok. Bene, Jacopo, grazie mille per aver partecipato a questa chiacchierata, che sicuramente darà spunti interessanti a tutte le persone che l'hanno ascoltata. E grazie ancora. In bocca al lupo per la tua attività. Grazie mille. Ciao Luca, ciao a tutti.